È scomparso un giovane, Giancarlo Orlandi, di appena 21 anni, che ieri si era allontanato per fare una passeggiata nei boschi proprio sopra il paese. Il dolore di tutto il borgo per un ragazzo dal grande cuore, molto amato e impegnato nel mondo del volontariato. Sul posto oggi per noi Marzia Bortolameotti. È stato trovato questa mattina senza vita il corpo di Giancarlo Orlandi, 21 anni, di San Lorenzo in Banale. Il ragazzo era partito ieri nel tardo pomeriggio per fare un'escursione. Qui, come vedete alle mie spalle, era andato nella zona Ion, a Malga Asbels, all'imbocco con la Val d'Ambiezza. Era andato solo per fare un'escursione a piedi, però non è più tornato. Sì, era un ragazzo così, so che si dedicava molto all'oratorio, era insieme ai ragazzi, si trovava molto bene, era un animatore nell'oratorio e anche nei momenti che avevano di vita comunitaria, di vita insieme, amante anche della montagna, e purtroppo questa volta è stata fatale. Quindi era una persona anche molto conosciuta qui in paese. Sì, era una persona conosciuta anche se riservata, non era sicuramente un ragazzo che si vedeva così spesso nei bar o in giro, però riservata ma nello stesso tempo molto sociale, molto, molto attiva nel campo del sociale, appunto specialmente con i ragazzi dell'oratorio. Giancarlo era un ragazzo buono, disponibile, animatore dell'oratorio, sempre presente, con il sorriso, sempre. Veramente ci mancherà tanto, ma avremo proprio il suo sorriso, sempre presente. Era una persona impegnata con i bambini, con i Sì, ragazzi. era una persona che tutti i sabati sera era all'oratorio con i bambini, poi si fermava anche lui con i ragazzi più grandi della loro età, si trovavano a star bene insieme, andare anche a fare delle passeggiate insieme, andavano spesso la domenica pomeriggio, altre. Questa volta è andato da solo. Dopo il Consiglio Comunale si è saputa la notizia che Giancarlo non si trovava, che era andato a farsi un giro qui nei monti qui sopra al paese e che non si riusciva a trovare. Subito sono usciti i pompieri per cercarlo e per individuarlo. Da quanto ne so, sembra che sia stato individuato il posto ancora nella notte dove lui era caduto, però è un posto molto scosceso, è pericoloso per andarlo a recuperare durante la notte, e sono andati questa mattina appena c'è stata possibilità del chiaro.